Amici di Vivi Mazzara, buonasera, ci ritroviamo in studio con l'ospite di turno. Nell'appuntamento dell'intervista a cuore aperto abbiamo Vincenzo Calafato, che abbiamo voluto noi in studio perché già da qualche mesetto, diciamo, preferiva seguire le interviste che facevamo agli altri gentili ospiti di turno. Vincenzo, tu sorprendi sempre di più perché esci fuori attraverso anche la maglietta di oggi con un messaggio. Perché a volte basta non parlare, ma presentarsi in una maniera e il messaggio viene lanciato, no? Ieri sera grande partecipazione di cittadini, tra parentesi, che hanno rispettato le distanze anti-Covid in Piazza della Repubblica a Mazara in occasione della manifestazione Insieme per Denis. Ed è per questo che tu in questa trasmissione vuoi celebrare questo momento, perché ieri sera tu eri in piazza, eri tra quei mazzaresi che ha chiesto verità e giustizia per il caso di Denis Pipitone e ovviamente per il ritrovamento della bambina ormai grande. È giusto e doveroso iniziare questo nostro incontro dal continuo di ieri sera. Noi ieri sera a Vivi Mazzara abbiamo fatto la diretta della manifestazione, più di 150.000 persone ci hanno seguito e davvero è un atto d'amore verso Denise questo gesto, perché chi non è potuto venire in piazza per evitare assembramenti ci ha seguito da casa. Enzo Calafato è stato uno di quelli che ha presenziato e che è stato intervistato da varie TV nazionali. Allora, Enzo, come vuoi che iniziamo questo evento dedicato Ma in questa prima parte a Denise? io così come ho detto ieri sera nell'intervista, bisogna destaldirsi in questo secondo inizio, perché secondo me è un rinizio del discorso Denise, con la consapevolezza che nella prima fase qualche defaianza c'è stata, qualche sottovalutazione c'è stata. Tutti sapete, tutti avete visto, tutti vediamo il telegiornale nazionale dalla mattina alla sera, quindi è inutile che ripeta io qui che bisogna dare un'impressione di tendenza e cominciare a fare le ricerche giuste per come è giusto che sia. Il fatto di ieri sera in piazza, io ho voluto esserci, certo, seguire con i video, con i computer, su Facebook e tutte queste storie. Ieri sera secondo me era importante la presenza perché c'erano le telecamere nazionali e quindi dovevamo dare un esempio di compostezza di questa massa, questa marea di gente che era lì, perché ormai Denise è nostra figlia, un pochettino tutti quelli che siamo papà, che siamo nonni, l'abbiamo adottata questa bimba. E quindi tu pensa che mia sorella, che era assieme a me, mentre intervistata, ha detto qualche parola, si è messa a piangere perché ricordava le vicende passate, ha una nipote della stessa età e quindi praticamente c'è anche una sorta di commozione. E io dico, questa volta non dobbiamo perdere l'occasione, non dobbiamo dimenticare, non ci dobbiamo ricordare per il compleanno, per l'onomastico, deve essere una cosa costante. Io mi sono fatto promotore di fare stampare magliette, l'ho data a qualche ragazzina dove vado a prendere il pane, dove vado a comprare la frutta, e dico, senti, te la metti questa magliettina, ne ho portato una pure a te, perché in un'intervista di un'ora perdere 2 minuti a parlare di Denise non comporta niente, ma è un modo di importante per tenere viva una fiaccola che si tiene accesa anziché spegnersi, e dare una sorta di contributo a quella meravigliosa mamma che ha fatto cose, a mio parere, inumane, perché l'impegno di questa ragazza, di questa signora, sono cose incredibili che debbono necessariamente finire. L'epilogo deve essere necessariamente l'abbraccio con la sua e la nostra Denise. Questo è un messaggio che voglio mandare e che voglio che si faccia in tutte le occasioni. Io, laddove sarò invitato da qualche parte, mi presenterò sempre con la maglietta di Denise,
per quel poco che può valere, ma lo faccio con tutto il cuore e con tutto il trasporto possibile. Nella stampa della maglietta c'è scritto proprio hashtag verità per Denise. E anche da questi studi di Vini Mazzara mandiamo il grande appello affinché chi sa parli e che venga incontro alla mamma e a tutto il popolo italiano che sente Denise come propria figlia. Cerchiamo di essere vicini sotto tutti i punti di vista, mandate lettere, scrivete messaggi, però dite qualcosa se la sapete su questa vicenda, perché questa bambina ormai grande, io sono convinto che bisogna cercarla. Fin quando non ci sarà un esito finale, per noi Denise è viva, Denise c'è. Ma sicuramente dobbiamo pensarla così. Benissimo, allora grazie Enzo per questo gesto Ah, umano e di niente, lo faccio con solidarietà. tutto il cuore. Tu hai visto dall'altra parte del cavo del telefono del tuo PC un po' il susseguirsi di interviste che abbiamo fatto. Segui sempre la politica nostrana, ti informi, cose fatte, atti deliberativi, hai seguito le ultime vicende del Consiglio Comunale di Mazara. Sei stato particolarmente attratto dal consiglio comunale all'aperto del 22 aprile, anzi della data di quello all'aperto, proprio si parlava dei nitrati, Dei no? Che nitrati, tu mi sì. hai detto, Piero, io ho seguito l'intero consiglio, i vari interventi, volevo intervenire, poi ho deciso di non intervenire. Ci spieghi il perché? Ma perché nelle interviste che hanno preceduto il Consiglio Comunale ho avuto chiara l'impressione, insomma, che le decisioni erano già prese. Il sindaco aveva già incaricato una ditta per la potabilizzazione, e si pensava poi di successivamente di acquistare l'acqua che arrivava da Montescuro, credo che sia, Esatto. Montescuro, dimenticando forse che magari qualche tempo addietro c'è stato un referendum, più del 90% delle persone sono state contrarie a qualunque privatizzazione dell'acqua, anche se qua c'è l'escamotage di un 25% pubblico e 75% privato con una multinazionale francese. Ma non è questo il concetto, ammesso che sia tutto legale, non voglio qua poi entrare in meandri che non mi appartengo, anche per evitare un'eventuale denuncia, perché ogni volta finisce inevitabilmente, mi lascio andare, non so trattenermi, e quindi mi lascio andare e mi prendo qualche querela. Speriamo se ce la faccio a resistere, No, no, perché no, ti blocco io perché non voglio che tu venga querelato, è tutta la perché tu trasmissione. sei una Allora, persona che parli con tanta di verità dentro, io parli a cuore ho aperto, eh. un'idea da sempre, perché io sono stato l'autore di un altro consiglio comunale aperto, che era quello della metanizzazione. Eravamo alla scadenza del rinnovo della metanizzazione, assieme ho mandato lettere a chiunque, l'unico che mi ha risposto è stato il consigliere Santazzo, quali ci siamo incontrati, avevo questa carpetta allora e ce l'ho tuttora, ne abbiamo parlato, si è convinta, abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto perché eravamo all'imminenza del rinnovo del trentennale. Anche in quell'occasione chiaramente c'è chi aveva già deciso come dovevano andare le cose. E quindi il Consiglio Comunale, con l'assenza del sindaco, degli assessori, dello stesso segretario, di chiunque avesse avuto possibilità di intervenire in qualche modo, chiaramente erano tutti assenti perché c'era il diktat preciso che quella doveva essere poco più di una riunione di condominio. Quindi qualunque intervento, io l'ho rimesso in onda questa sera perché sono andato a riprenderla tutte 3 ore e mezzo di consiglio comunale, ho estrapolato i miei 6-7 minuti, la manderò in onda per vedere l'accanimento del Presidente del Consiglio contro gli interventi che andavano a sollecitare, eventualmente per andare a mettere in evidenza tutte le manchevolezze della SNAM, dimostrate scientificamente che la deviazione delle correnti marine aveva depauperizzato le coste, che la SNAM era responsabile a pieno titolo del danno che avevano le coste, la città di Tu parla Mazara dell'erosione delle del Mare, dell'erosione coste. delle coste, esattamente. E quindi pensavo, e penso tuttora, e nessuno me lo potrà togliere la testa, anche perché
Nel 90, 91, 92 ho avuto, c'è stato, era un problema, si doveva mettere un'altra condotta, una terza condotta. Parliamo noi di milioni di metri cubi di metano che parte da Mazara e che noi diamo il 68% di energia a tutta Italia e siamo la città in Italia che paga più caro di tutta Italia il metano. È un'oscenità, è una cosa vergognosa, ma purtroppo nessuno è riuscito a rimediare. Non è riuscito perché l'ho detto in quel consiglio comunale aperto, nell'incontro fatto con l'ARNAM. L'ARNAM a suo tempo aveva fatto regali ad amministratori, si capiva anche che erano, perché ho avuto un incontro proprio, hanno fatto nome e cognome di chi aveva ricevuto questi regali, diciamo, e quindi non era in condizione di richiedere niente. È stato un errore perché, malgrado ciò, con un incontro che io ho avuto col dottor Giuliani, il nome me lo ricordo ancora, gli ho detto fate progetti. Noi ci rendiamo conto, in quell'occasione in Siberia era saltata per aria una centrale come quella nostra, con le fiamme alte 300 metri, con le centinaia di morti, e quindi c'era una tragedia fresca, quindi erano un po' in allarme, e ho detto fate i progetti, che cosa volete? Noi per Mazara cosa possiamo fare? Dobbiamo venire qua a dare ai cittadini cosa hanno bisogno? Amministrazione comunale, fate i progetti, noi siamo aperti. Consideriamo che la Transmediterranea, perché non posso dire SNAM, se no il sindaco non ci piace che dico SNAM, perché dice che è la struttura SNAM, non è che possiamo parlare con la struttura, parliamo con la Transmediterranea, con la città di Mazara del Vallo, guadagna 7 milioni al giorno, 7 milioni di euro al giorno, quindi un dissalatore che costa 3 milioni di euro, ce ne possiamo fare 10, sono 30 milioni di euro, no? Sono praticamente 4 giorni di andiamo, 10 installatori, mettiamo tutta una catena di installatori. Per quanto riguarda l'eventuale manutenzione che dovrebbe essere all'ordine delle 100-400 milioni, l'ARNAM con l'ultimo contratto ha un impegno con Mazara fino al 2032, quindi per questi 11 anni ancora che restano, ci facciamo garantire la manutenzione, 300 milioni all'anno di manutenzione, per l'ARNAM sono meno un pacchetto di sigarette. Sì, perché tu da questi studi stasera vuoi lanciare questa Io proposta, voglio lanciare questa Enzo. proposta. Io dico, qui c'è una carpetta che dimostra la responsabilità dell'ARNAM. Io mi rendo conto che un amministratore, un sindaco, assessore, chi consigliere comunale di maggioranza, io non penso che possono affermare, io di questa città non me ne frega assolutamente niente. Io penso che ognuno, con i propri limiti, con le proprie capacità, vuole fare qualcosa per la città. Purtroppo io non vedo niente. Allora è una sfida che voglio lanciare. Se il sindaco ritiene, io sono pronto sin da subito. Il mio numero di telefono lo sanno tutti. Io mi rego dal sindaco, gli affido la carpetta e poi lui mi assicura che si impegnerà. Io posso dare tutte le informazioni. Il sindaco sta chiamando, Il sindaco Enzo. sta Il chiamando. sindaco? No, puoi rispondere. Io invece, però vuoi che No, rispondo io? non Che qua è in il questo sindaco. programma accade di tutto, ecco No, qui. non era il sindaco. D'altronde io col telefono ce No, l'avevo siccome tu definito. hai detto il mio numero ce l'hanno tutti, mi Ma potete chiamare e ti certo. hanno chiamato Non so se è proprio il sindaco, non so se è il immediatamente. sindaco, cioè, mi accetterò. Dico, eventualmente io posso ricordare che col consigliere Randazzo E avevamo. se te l'ho detto, risponde, che il bello è questo, rispondigli che più tardi ti No, sento, va bene, dai. rispondo io. No, 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 non no. è corretto. Ecco, ok. Allora, col consigliere Randazzo, nel momento in cui io avevo messo tutto a disposizizione, lui si era messo in contatto con la SNAM, mi avevano fissato un appuntamento. Siamo in piena campagna elettorale. Randazzo mi ha detto se io ero disponibile ad accompagnarlo con la mia esperienza, perché aveva avuto contatto con questo signore. Ho detto sì, a mia spesa. Poi. Te l'ho detto, sei richiestissimo, Enzo. Allora vai, adesso dai. Senti, sono in diretta È bello della televisione, ti diretta, chiamo io, sei bravo. ciao, Ecco, ciao, ragazzi, è ciao. fantastico. Secondo me era la SNAM, era la SNAM, no, Enzo? Ma guarda che quando ho fatto l'intervento a suo Sì. Ti tempo, l'indomani è arrivata la hanno SNAM, chiamato subito. ma sono arrivati tutti i vertici della SNAM quando ho fatto l'intervista di cui stasera la metterò in onda pure, perché Ok, sono andato a bene. riprenderla e la rimetterò, per dimostrare che
c'è la massima disponibilità della Fnana. Bisogna togliere di mezzo la politica, volere bene questa città, amare veramente questa città, togliere di mezzo tutte simpatie, antipatie, tutte queste storie, tutto quello, perché ci sono città che in campagna elettorale si ammazzano. Finita la campagna elettorale diventano un tutto. Bisogna guardare il bene comune. Il bene comune. Qua purtroppo non è così, sembra che questo rancore, queste rabbie, queste cose non debbano finire mai. Per ritornare al discorso, se eventualmente il sindaco all'interno del suo entourage non trova persone disponibili, chiami il consigliere Giorgio Randazzo. Io sono dismesso la mia disponibilità, come si è data a Giorgio Randazzo, ci fa un incarico di esperto in rapporti con la Trasmediterranea a titolo gratuito. Io sono convinto che io con il consigliere Randazzo andremo, torniamo col finanziamento, con la manutenzione, col dissalatore e per risolvere definitivamente questo problema per la città di Maggiore del Vallo. Questa ci metto la faccia in questo. Ma non potresti intanto fare una lettera all'amministrazione comunale e la vai a protocollare? Secondo me sarebbe opportuno, dove tu guardi, ti metti a disposizione in un incontro col sindaco. Io ho fatto una lettera protocollata, sì, che voleva adottare le aiole del lungomare. Perché mi ero messo a dipingere tutti i cestini porta rifiuto, a un certo punto mi hanno detto senti non dipingere, perché non è che un cittadino si mette a dipingere palette e cestine porta rifiuto, e quindi mi sono fermato. Quindi ho fatto la lettera protocollata che volevo adottare le fioriere, esatto, tutte arrugginite, tutte manantate. Nessuna risposta. Poi ho fatto un'altra lettera protocollata che volevo visitare il locale della Divina Provvidenza per valutare la possibilità con soldi privati per amicizia che ancora ho, certo, con fare un progetto finanziario per fare una casa di riposo in pieno centro storico e non nelle estreme periferie, per rendere decente quella massa di rudere che c'è nella casa Divina Provvidenza, che era già casa dell'anziano morto vicino a Santa Quara, vicino alla chiesa, sì, di Santa Costina, tutto chiuso, tutto abbandonato. Quindi non è che non ci ho tentato, qua si parla, quando sento parlare di partecipazione, ora c'è un assessore a partecipazione che l'ha bagnato, mi sembra, l'assessore ha bagnato e assessore al turismo. Al turismo, non credo che abbia pure la partecipazione, ma quando il sindaco dice... No, è il principio della giunta, è il senso della partecipazione comunque. Sì, ma è soltanto sulla carta, perché poi anche quando lo stesso sindaco, con il quale io non ho niente, perché penso che il sindaco, giustamente c'è una marea di problemi, ha fatto il grande errore, e questo non me ne voglia, di non conoscere la città, perché lui non era un amministratore. Chi doveva consigliarlo, chi doveva dare le informazioni sulla vecchia gestione, evidentemente se lo hanno fatto male, perché è rimasto il Billardello e il Gancetano, e il Gancetano è meglio non parlarne, perché se no mi prendo un'altra querela. Il Billardello si fa il più in gamba di tutti, perché fa nell'amministrazione comunale, fa il suo mestiere che fa fuori dall'amministrazione comunale, si occupa delle stesse cose, possibilmente l'amministrazione ne ha anche benefici, farà il vice sindaco, quattro sindaci che si attenderanno, lui sarà sempre lì a fare il vice sindaco, quel pacchetto di voti che si porta dietro, perché così si fa l'assessore, perché uno ha quoziente intelligenza 160, che legge 4 libri al giorno, no, ci vuole. I voti, quello che sono i voti, e quindi purtroppo prendiamo atto della realtà. Quindi diciamo questa sfida viene lanciata. Per quanto riguarda la Bagnata invece, io sono stato assessore al turismo, sport, turismo e spettacolo. Subito dopo di me c'è stato tuo fratello. Esatto, tu hai raccontato qua qualche tua importante esperienza come io assessore. Dico, ho sentito una sua intervista che diceva, parlava di programmazione, e che aveva fatto in aprile, aveva programmato qualche cosa. Allora, per chi come me il primo di aprile ha trasmesso 100.000 volantine dell'estate mazzarese in tutte le città d'Italia, 100.000 volantine dell'estate mazzarese, con 160 manifestazioni scritte, con 4 manifestazioni a carattere internazionale, con la Caglia di Cerello in cattedrale, una cosa incredibile, dove abbiamo riempito, ho riempito con il mio piccolo staff, perché poi impiegato quelli che erano,
tutti gli alberghi della provincia di Trapani, non solo di Mazara, era una baraonda. La sera non si poteva nemmeno camminare e non si poteva uscire, tutte con in tasca il nostro volantino dell'estate mazzarese, che era Pieno di 7 metri, appuntamenti. che si allungava così in tutto Però il mondo. allora mi ricordo che la potenzialità economica del bilancio comunale era diversa da quella No, di no, una oggi, stupidata no? enorme, perché io ho speso allora 160 manifestazioni, 4 internazionali. Tu pensa che la sola Ricciarelli prendeva 50 milioni, io con 50 milioni di lire chiaramente. Io ho speso allora 60 milioni di lire per tutto, tant'è che il commissario di pubblica sicurezza mi mandò a chiamare, vedendo quel programma, e mi disse: guarda, sono 2 mesi che cerchiamo in tutte le carte del comune. Non troviamo una delibera di spesa, non troviamo una delibera di impegno, ma lei me lo vuole dire tutti i suoi soldi da dove li sta prendendo? Ci disse: io li sto prendendo dal mio cervello, dalla mia fantasia, dal mio coraggio, dalla mia indipendenza, perché i soldi non ce ne vogliono per amministrare. Chi dice soldi non ne abbiamo è un incapace, perché ci sono gli sponsor, ci sono. Io avevo la fortuna di essere dietro la porta del Ministero dello Spettacolo, del Ministero dello Sport, del Ministero della Cultura, a livello nazionale, regionale e provinciale, perché, per esempio, la Ricciarelli, il governo, il Ministero del Turismo, aveva comprato 10 spettacoli, perché così funzionava. 10 spettacoli della Ricciarelli, 50 milioni ciascuno, 500 E milioni, doveva cioè, distribuirlo e in poi varie ci città. volevano le location dove andare Certo, a sì. mettere. Infatti, ci ho detto: me la porto io a Mazzara, allora a Ricciarelli. Dice: ma lei a Mazzara dove se la mette a Ricciarelli? Perché avevo problemi di acustica particolare, perché è Esatto. un tipo di voce particolare, una musica particolare. Disse: quando non trovo nessun posto dove mettermi, me la porto in cattedrale. In effetti, perché hanno le chiese e Andò in hanno la cattedrale. acustica adatta, e quindi la Ricciarelli lì. E il commissario mi disse: ma la sola Ricciarelli prende 50 milioni, lei dove l'ha presa? Disse: nessuno, mi hanno ringraziato perché me la sono portata a Mazzara, io non ho speso nemmeno le lire. E quindi quando sento l'assessore, per carità, con tutta la buona volontà di questo mondo, però che dice nessuno mai, mi fa tenerezza, insomma, perché chiaramente era un altro mondo, era un'altra situazione. Però è pure Però vero che l'assessore Abbagnato ha fatto, ovviamente insieme all'amministrazione comunale, un bando ove enti, cioè, scusate, associazioni, organizzazioni di eventi e spettacoli possono presentare le loro iniziative, i loro spettacoli, e questo bando scade il 10 maggio, anche con un ticket, per cui l'assessore Abbagnato sta dando spazio in città a chiunque vorrà organizzare uno spettacolo per la prossima estate, ma presentando istanza entro il 10 maggio, Covid permettendo. sì, però dico, È giusto dirlo anche questo. sono i tempi che un Sì. po' diversi. Tu pensa che io e chiudo questa mia parentesi Perfetto, con, perfetto. con la città di Mazzaballo. Sono partecipato a due trasmissioni televisive con la Ruda e con Abbatantuono, e sono ritornato a Mazara con 16 biciclette sul tetto del pullman, perché allora c'era una manifestazione e noi eravamo. Era una manifestazione regionale con le varie province, e c'era Palermo, Catania e Agrigento, poi c'era Mazara del Vallo, uno che partecipava contro queste colosse, no? Una piccola cittadina contro le capoluogo di provincia. Abbiamo vinto noi, abbiamo vinto Mazara, perché siamo stati i più bravi, perché ero io il capitano della squadra e io sono stato sempre il più bravo di tutti, con molta modestia. Insomma, no, non sta mai fermo, non sta mai fermo. E Allora, siamo ritornati con 16 biciclette sul tetto. perfetto. Allora, ricordiamo intanto l'appello per intervenire e risolvere il problema dei nitrati. Ripeti la tua proposta, Allora, il così problema possiamo dei andare nitrati, il a depotenzializzatore, Esatto. lo dicono tutti, non è la soluzione. Non è la soluzione perché i nitrati vanno sempre aumentando. Bisognerebbe, se si punta a questo tipo di soluzione, che tra l'altro non è definitiva, perché se non si bloccano i nitrati, il depotenzializzatore dimezza i nitrati. Se arrivano a 100, può arrivare, può diminuirlo sino a 50, siccome già si parla di 110-120. Quindi si rischia di spendere un sacco di soldi e poi ritrovarci fra 6 mesi, un anno, Perfetto. allo stesso punto di prima, perché supereremo la soglia del 50 milligrammi per litro, e quindi no, non sarà più, l'acqua ci sarà,
non potabile, a meno che non si vuole intervenire. Ma che ci vuole? Ci vuole il vigile urbano di Mazzara, di Marsala, di Strasatte, perché il sindaco non può dire a Strasatte sono 5 anni che sono senza acqua potabile, noi soltanto un anno dobbiamo essere contenti, perché dobbiamo fare il paragone con chi ha 5 anni Certo, acqua potabile, giusto. dobbiamo fare con chi ha acqua potabile ce l'ha sempre. Quindi anche questo tipo di paragone non mi pare, non mi paiono, insomma, edificanti. Dopodiché la soluzione è il dissalatore. E questo è riconosciuto da tutti. Ci sono spese iniziali non indifferenti, la soluzione c'è. La soluzione è una delegazione, se c'è il materiale umano, il sindaco, chi per lui lo faccia pure, se non ha il materiale umano ci sono io, noi nel consiglieria non voglio, no, io pago le spese mie, con la mia pensione, modesta pensione, io pago il viaggio, aiuto quello che posso dare, un regalo che faccio alla mia città per dare un dissalatore, è una soluzione. Perché quello non è soluzione, a meno che non si arrestano una cinquantina di agricoltori Perfetto, nel non sei Marsale. d'accordo su questa soluzione che Perché sta non è prendendo soluzione. l'amministrazione comunale. Perfetto, tu hai lanciato la tua proposta da Vivi Mazzara. Allora prendiamo la carpetta, ovviamente, e la posiamo qua, poi te la prendi, ok? Anche perché questa è una carpetta storica. Allora, ci avviciniamo, Enzo, alle elezioni regionali. Sembra che siano lontane, secondo me sono vicine. Tu come vedi che Mazzara del Vallo possa prepararsi a affrontare con le proprie candidature queste elezioni regionali? Secondo un tuo punto di vista e secondo la tua esperienza politica? Ma che ti devo dire? Io non ne vedo allo stato attuale, perché c'è un gran parlare, ma poi di tutti questi nomi che si fanno, e la stragrande parte di questi che si autono, ci sono autocandidature, poi non hanno un partito dietro che li candida, insomma, no, perché tutti si vogliono candidare, ma i Cioè, partiti, tutti si si vogliono. sentono tanti nomi, Si si sentono tanti sentono nomi, tanti nomi. però non si sentono dove possono, diciamo, collegarsi politicamente. E devo dire, io so che qualcuno si presenta con un pacchetto di voti che dispone di 6.000 voti, 7.000 voti, si fa tutto il giro dei partiti, però ogni partito poi ha i suoi. Non è che tu perché hai 7.000 voti ti presenti e vai a scardinare in realtà di altri partiti dove c'è gente che ci lavora da anni per andarsi a candidare. Quindi avranno tutte grosse difficoltà tutti questi signori che si vogliono candidare. Quello che mi auguro che sopravvenga un po' di amore della città. Sono stanco, io faccio politica, sono nato facendo politica e tutti quelli che parlano per bene della città, la stragrande maggioranza, ma forse l'1%, il 2% si salva proprio perché è giusto non mettere tutti nello stesso calderone, ma proprio della città. Quando si arriva sulla SNAM, tutti i consiglieri comunali, tutti assenti, perché c'è il diktat del sindaco, riunione a Santa Maria hanno fatto a suo tempo, a Santa Maria, perché nessuno doveva andare in consiglio comunale, ma la dignità del consigliere comunale. Ora stamattina, cioè, pomeriggio, ho visto questo consiglio comunale aperto, c'era l'assessore questo nuovo, Mauro, e Sì. sentivo l'intervento dell'allora consigliere Mauro di opposizione. Un intervento accalorato, giustamente dell'opposizione che invitava a non demordere, a non abbassare la guardia, a tentare tutto per tutto perché la SNAM, bene o male, desse una contropartita a questa città. Adesso è assessore. Adesso quello che tu volevi, quello che tu chiedevi, e io ammiro tuttora. Dico, ma non sarebbe il momento che ora sei amministratore, riprendere un pochettino, magari glielo sto facendo ricordare all'amico Mauro questa vicenda. C'è un nuovo assessore all'agricoltura, ma il nuovo assessore all'agricoltura non è auto. Agricoltura e pesca. È pesca, dico la pesca. Ci sono notizie di un mitragliamento, Sì. ci accerteremo quanto prima quello che succede, però è un peschereccio di Mazzara. Certo, non è che l'assessore può risolvere un problema della pesca, locale, c'è l'assessore regionale, c'è il ministro, c'è la comune europea, ci sarà adesso tutto un rimpallo di responsabilità, ognuno delega qualche A altro. proposito di pesca, Enzo, cioè non è possibile che
gli armatori non possono più andare a pescare in acque internazionali, cioè, e vengono, diciamo, per sicurezza mandati a Cipro, al largo della Grecia, Ma perché ci scusa. sono a 40 miglia dalle Ma coste brava, libiche, ma a 40 miglia non è sono così. in acque internazionali. A posto di proteggere le nostre imbarcazioni, i nostri Ci dicono pescherecci, non ci andateci, che dicono c'è non pericolo. andateci, ma il gambero rosso che loro di Mazara del Vallo si pesca lì e fino a prova contrario i pescherecci di Mazara vanno in una zona proprio di acque internazionali. Eppure qualche giorno fa la Marina Militare è stata costretta a intervenire, io ho visto dei video di un peschereccio, il Michele Giacalone mitragliato con i soldati, i militari della Libia Cirenaica che sono entrati a bordo del peschereccio Con le nostre motovedette. con le nostre motovedette Perché italiane che abbiamo il governo diede alla Libia. Ora, quello che dico io, ma è possibile tutto Sì, ciò? in Italia è tutto possibile se non quando Cioè, se come non dobbiamo fare a tutelare i nostri armatori, i nostri pescatori? Punto interrogativo. È notizia delle ultime ore di un altro mitragliamento a un peschereccio, a quanto pare non è stato preso. Cioè, come si fa a stare tranquilli? A Mazara, Mazara, l'Italia, proposito di l'Italia. assessorata, io parlavo a proposito di assessorata alla pesca, perché No, abbiamo io l'assessorata alla pesca a Mazara, l'assessorato, l'assessore regionale al governo Musumeci, che è chiaro che bisogna intervenire e no, insistere su Roma e Bruxelles. demandano, poi dicono a Roma, e quelli di Roma dicono, no, è un problema europeo, ma se è questa palla, ma ci si imbarazza, perché noi non abbiamo una classe politica seria, Io volevo arrivare, ci qui volevo arrivare dopo. dentro c'è scritto anche come bisogna fare per diventare politico in Italia. Perché non si può andare a Qui dentro amministrare sarebbe una un libro nazione. che ha scritto Vincenzo Calafato, il cui presente, con la scritta Incubo pandemia coronavirus, tragedia e speranza di Vincenzo Calafato. Io ho letto qualche trafiletto poco fa e vi dico che è incredibile. Lui un anno fa ha scritto questo libro. Ed è stato in quel periodo un profeta, sapete perché? Perché ha previsto tutto quello che è successo nell'ultimo anno di pandemia. Andate a cercare questo libro di Enzo Calafato, Basta perché che mi qui c'è scriva, glielo scritto spedisco a tutto. casa, glielo regalo, io non vendo i libri, li scrivo per i miei amici e chiunque, se li stampo glieli do. Leggeremo il libro di Enzo Calafato, fatene buon uso. Però dicevo, lì c'è, perché sono arrivato a prevedere tutto quello che sarebbe successo? Non è che io faccio il chiromante, non è che ho la palla di vetro, io studio, mi documento. E siccome in una delle pandemie che è successa in Italia sono state 500.000 morti, perché noi dovevamo fermarci a 20.000? Perché quando ho scritto questo eravamo poco più di 20.000 morti. E io ho previsto che avremmo superato di morto le 200.000, come ho previsto che ci sarebbero state più di 3 milioni di morti, come ho previsto che in India sarebbe stato quello successo, quello che Un'ecatombe, tu succedeva, hai scritto nel libro. un'ecatombe con i morti per strada, senza ossigeno, senza niente. Ma è facile fare queste previsioni. Se tu perdi un poco di tempo a leggere, a documentarti sul passato, purtroppo qua in Italia non legge nessuno, sono tutti scienziati, tutti virologi, ma si contraddicono uno con l'altro. Ma la scienza non è storia e filosofia, la scienza è scienza. Due virologi non la possono pensare in modo diverso, perché sicuramente c'è stato quello che si è laureato e ha abbandonato i libri, quello che si è laureato e ha continuato a studiare, cioè, quindi la vita è tutto un problema di studio, di sacrificio, di abnegazione. E qui dentro c'è anche il problema della civiltà, della scuola, della medicina, perché dobbiamo avere per esempio in medicina un numero chiuso e adesso andiamo elemosinando dottori, perché i patentati della medicina lo vogliono a numero chiuso, perché ogni medico deve avere 1.500 mutuate e non 200, come sarebbe corretto, perché se devo andare a fare la fila e stare 4-5 ore dietro il tuo medico, perché magari c'è la febbre e devi stare lì ad aspettare. Perché chi ha interesse ha deciso che in medicina, anche se sei uno scienziato, non ti puoi iscrivere, perché tutti i figli dei medici hanno tutte precedenze e quindi poi il numero finisce e il posto non ce n'è più. Questa è la verità, questa è l'Italia che non funziona. Bisogna mettere mano a tutto.
ma per mettere mano quelli che dovrebbero decidere sono proprio quelli che dovrebbero essere eliminati. Perché questa è la tragedia dell'Italia. Tutti quelli che hanno mano in parte, che prendono le decisioni, decidono che bisogna aprire il ristorante, per esempio. Ora, perché in Corea del Nord ci sono state 1.400 morti, da noi 100, 222.000, oltre 222.000? 120.000, per cui 121.000 morti in Italia. 221.000, ma se veramente 121.000. 121.000. Dico, però voi pensate che un sardino in Siberia del Nord potrebbe dire apriamo tutti i ristoranti? Quanto potrebbe vivere Salvini nella Corea del Nord? Quanto potrebbe parlare? Ma Salvini per dire tutte queste assertorie dell'apertura. Il problema invece è che bisogna fare le cose serie, bisogna mettere la vita al primo posto, bisogna mettere ormai la sanità. Il Covid ha dimostrato che il problema è universale, non può essere italiano. Cioè noi non possiamo. Ricordo nei primi tempi sono arrivate dalla Russia un sacco di strumentazione che non abbiamo potuto utilizzare perché le prese erano differenti dalle spine, no? Non si potevano collegare, quella era a 3 punte, quella era a 4 punte, quindi milioni e miliardi di attrezzature non si potevano utilizzare, quindi la sanità deve essere universale. Appena c'è una nazione che è infettata, il mondo si ferma, circondiamo la nazione e andiamo a salvare la nazione. Non aspettiamo che si infetti il mondo, perché ognuno deve pensare agli interessi propri, all'arricchimento e tutto il resto. Quindi c'è da fare una rivoluzione. Enzo, allora, radiopolitica si ripete con la precedente puntata dove tu sei stato ospite qua e sostieni ancora che tu nel giro di pochi mesi tirerai fuori, anche senza accordi politici con altri partiti, tirerai fuori dal cilindro un'eventuale candidatura a sindaco della città di Mazara, perché Radiopolitica ha intercettato che tu ci riproverai e fra non molto, saranno alcuni mesi e non tardi, tu ritornerai a essere operativo e a parlare con la gente di quello che potrebbe essere un programma del futuro di Mazara del Vallo a firma di Vincenzo Calafato. È vero? Sì o no? Allora, e poi dici la motivazione, ti puoi rifiutare anche. con grande onestà ti dico che Dimmi. io farò politica fino all'ultimo respiro, perché fino all'ultimo respiro E questo si è capito, questo si è capito. cercherò di dire la mia. Chiaramente in una competizione elettorale vorrò dire la mia, ma ciò non in prima persona assolutamente no, ma che potrò, guardandomi attorno, perché poi intanto bisognerebbe scegliere meno peggio, perché non è che Beh, se fra i meno peggio ci sarà qualcuno che sarà meno peggio di tanti altri meno peggio, chiaramente farò da sponsor per questa persona. Devo dire con tutta onestà che qualcuno lo guardo con molta attenzione, senza avere niente, perché a me non serve E niente. allora Enzo, tu sei una persona vera e sincera, no? E A me. allora in passato mi hai detto che hai preso delle batoste per il bene comune, per difendere la città, Sempre. sempre. Allora di conseguenza, se i nomi si sanno, circolano delle voci, attenzione, può essere, sarà il tempo a dire se è vero o meno, però intanto tu bocci radiopolitica, cioè tu non ti candiderai a sindaco. No, assolutamente Non vuoi fare come hai no. fatto 2 anni fa, ti butti nella mischia e poi Sai, io vediamo? allora 2 anni fa No, avevo tutta perfetto. l'intenzione di candidarmi, però purtroppo io non sono andato capace di dare un fatto simile. Io non ho mai dato un fatto simile. Ho fatto 10 anni da assessore, prima Insomma, bisogna. nelle ultime Io, e non c'è. amministrative come consigliere comunale, però hai preso, mi pare, 250 voti. 250 voti, ma non ho dato fatto Senza dare simile. facsimile. No, Allora, io non ne do se perché dai io qua. facsimile, che Io. succede? E non lo so quello Il che succede, ma io non sono capace. facsimile non è un voto sicuro. Il facsimile è per dire ricordati Ma il fatto di sì. votarmi in questa Allora, se lista, io sono. Io perché sono dando un facsimile sicuramente non è un particolare. Allora, voto sicuro. se tu sei amico mio, non hai bisogno del fatto sì. Se non sei amico mio, non Esatto. hai bisogno che. E E se volevo fa che sì, arrivare non lì. serve a niente. Però purtroppo tantissimi amici dopo mi dicono, ma tu non sei venuto.
Scusa, perché non sapevi che ero candidato. Cioè, Certo. per 10 anni, quando io ero amministratore, tu sapevi dove stavo di casa. Perfetto. Non... quindi, sono negato. Ecco, sono negato. Quindi... Perfetto. Allora, Però siccome sicuramente. ho questa forza della lingua, forse possibilmente Una cosa è certa. posso fare di più che qualche altro che per me. Ma a volte si può operare e lavorare per la città come fai tu, senza avere il tricolore del Oh, sindaco, no? assolutamente Per cui certo. anche da papabile candidato come consigliere comunale, perché tu hai 250 voti senza che hai fatto campagna elettorale, perdonami, io sono convinto che tu ti andrai a presentare come candidato al consiglio comunale, non so in quale lista, ma andrai Ma in poi, lista. siccome io sono, mi piace salire sulle barche che stanno affondando. C'ho un mio amico che ci divertiamo dicendo: appena c'è una barca che stiamo Ti piace la affondando, battaglia navale? diciamo: aspetta, che salgo anch'io. No, perché giustamente non facciamo tutti i calcoli che normalmente fanno tutti. Perché prima ci vuole il 5%, allora ci vogliono quelli forti ma non troppo, quelli che prendono 50 ma non 60. Cioè, ognuno ci fa questi calcoli perché ci debbono garantire il 5% e poi accoppiata uomo, donna, tutte queste cose strane che io Insomma, non ho mai fatto, capito? Quindi sono fuori, mi rendo conto che non fa per me. chi vorresti sindaco di Mazara del Vallo nelle prossime amministrative? Perché io sono convinto che l'attuale sindaco Salvatore Quinci penso che si candidi. Ma l'attuale Si candidato. parla anche di un'eventuale candidatura dell'ex sindaco Nicola Cristaldi. Ci sono donne che si stanno proponendo. Ci sono dei lavori in corso. A te chi Sì. piacerebbe come sindaco di questa città? Anche uno di quelli che io non ho menzionato. Però non ti astenere, dai. Ma guarda, ti dico che io guardo Enzo, con simpatia. aspetta perché Enzo si è emozionato. Allora è caduto il microfonino, lo riattacchiamo in diretta. Allora, ti devo dire, guardo con grande simpatia questa Ferro, giù, Giulia Ferro questa è Giulia uno dei Ferro, nomi donna papabile a la candidarsi vedo come come sindaco. ragazza pulita, in gamba, onesta, preparata, ha tutte le qualità eventualmente per fare il sindaco. E quello che è più importante è la modestia di mettersi eventualmente persone, non dire sono sindaco e faccio tutto io, so tutto io. Perché nemmeno questo è corretto. Io ritengo che abbia l'intelligenza di crearsi uno staff di persone, di non rompere con la passata amministrazione, cercare il meglio della vecchia, perché non deve esserci necessariamente una continuità storica tra un'amministrazione e l'altra. Questo è il grosso errore che ha fatto il sindaco Quinci, che ha tagliato i ponti con la vecchia amministrazione. E non Cioè, tu sarebbe. avresti preferito No. magari una fonte di dialogo tra il precedente sindaco e quello attuale, no? Una forma di Una dialogo? forma di dialogo, ma no, col presidente sindaco possibilmente sarebbe stato quel presidente sindaco che non avrebbe cercato di il dialogo, però ce n'erano persone e ce ne sono persone tuttora che se il sindaco ci fa una telefonata, se telefona a me, io sono a sua disposizione, non mi serve niente, no? Gli posso dire che abbiamo la chiesa di San Francesco, che è la più bella chiesa del mondo, che ci può, se vuole ce le faccio io le pratiche per farle diventare patrimonio dell'umanità, abbiamo la strada più piccola del mondo nelle vicinanze di San Francesco, abbiamo un centro storico, perché è una cosa che ho studiato, perché ci vogliono, per essere patrimonio dell'umanità ci vogliono determinate caratteristiche, su un elenco di 10 almeno 3, ma il centro storico di Mazara e la chiesa di San Francesco hanno 7 caratteristiche, non viene mettere noi ne abbiamo 7, per diventare patrimonio dell'umanità. Poi ci vogliono i servizi. Ce l'ho detto a qualche assessore in Piazza Bagno, io ho inaugurato i servizi in Piazza Bagno nell'81-82, con la console tunisina è venuta a Mazara, abbiamo inaugurato i bagni in Piazzetta Bagno. Ci vuole un piano regolatore del centro storico dove si elimina tutto ciò che c'è di negativo, tutto ciò che è messo il piano regolatore, l'altezza dei tetti, lo spazio per i gabinetti, quindi un centro storico dove i bagni sono i bagni di tutto il centro storico. Quindi tu con una stanza 3 metri per 3 ti apri un'attività, ti metti a vendere cartoline, espone cartoline e vende cartoline. Invece c'è il nostro centro storico che è disabitato. Essere disabitato senza un bagno diventa un vissatorio, perché purtroppo l'uomo ha bisogno di bisogni fisiologici. Appena tu ti incammini nel centro storico ed è tutto chiuso e hai bisogno, che cosa devi fare?
ti apparti in una stradina, se c'è una lampadina ti disturbi, magari cerchi di romperla per non ti fare vedere. Quindi il nostro centro storico, che era l'unica cosa positiva, parzialmente perché non l'ha completata il vecchio sindaco, era l'unica cosa, questa pulizia che bisogna dargliene atto, si sta perdendo tutto perché manca quella continuità, invece si doveva continuare e fare tutte quelle cose che il primo non ha fatto e avrebbe potuto farle il secondo. Mazara è una città stupenda. Mazara è una delle più belle città del mondo. La grande tragedia sono i mazzaresi. Mazzaresi sono la grande tragedia di questa Però città. specifichiamo perché i mazzaresi che ci Però stanno ti guardando, risolvi subito perché qui perdi voti, Enzo, noi no, parliamo di ricandidarti. non me Tu ne dici che i frega mazzaresi dobbiamo niente, acquistare. Ma perché? Ma siamo invidiosi perché se vediamo il nostro vicino di casa che si compra la macchina e dice, ma se lo scordasse padre quando veniva a cocciole per dire no, ora io cammino qua 150 anni. Non godiamo delle persone. Io ho un mondo mio che mi scontro, ma mi scontro, vedi questa maglietta, su quattro persone che ho incontrato, mi tagliava, tipo che io insomma ci guadagnassi qualche cosa questa maglia di giudice. Magari tutti indossassero questa maglietta in Sarebbe città. allora io ti dico, se c'è qualcuno che vuole, io ne ho ancora qualcosa. Io sono con la mia modestissima pensione, sono disponibile a stampare magliette e portargliela a casa e chi me la chiede. Purché se ne mettono laddove, chiaramente non la possono mettere per dire in gamba, ma se debbono uscire, che cos'è? È una bella maglietta, un modo per ricordare, un modo di civiltà, di non lasciare solo una famiglia che certo non gliela possiamo dare a Denise, se io potessi gliela porterei a Ma casa, almeno ma dimostrare la sensibilità e la solidarietà. ecco, Ok, di lasciare Enzo, almeno una famiglia. allora lo prendi il caffè, prendiamo un caffè in trasmissione perché ti ho visto un pochettino, diciamo, No, molto concentrato sull'amore che hai per la nostra io città. senza preferisco un bicchiere d'acqua. Non abbiamo acqua, abbiamo solo caffè. Hai questa possibilità, o il caffè. Oh, il caffè. Ti posso cambiare il colore della tazzina? No, pattine di carta, niente, soltanto allora tu aiuto. stasera, Enzo, dobbiamo prendere. Tu ami, hai detto anche l'arredo urbano della città di Mazara del Vallo, che è fatta soprattutto di ceramica aito, che sono tra le più fotografate dai turisti. Dobbiamo essere sinceri, a parte le Allora, guarda, battute, lo scherzo, sente, Enzo. sente, nessuno è stato amico di Nicola Cristaldi quando lo sono stato Ma io. io ti ho parlato delle Io tazzine del sono, caffè. no, Chi io c'entra Nicola Cristaldi? voglio chiarire una buona volta per sempre questo concetto. Allora, Perfetto. tu pensa che Nicola Dai, Cristaldi quando veniva da Roma e caffè? deputato non andava a casa. Scusa, sì, un caffè e l'acqua per Simo Calafato e un caffè solo per Mi telefonava, io ero al bar in Piazza Mocarte, mi ha detto, io arrivo all'una, alle due, quando me. arrivava? Ok. Io non chiudevo il bar, cioè chiudevo il bar e lo aspettavo, e stavamo poi tutta la notte e tutta la mattinata a parlare. Lui mi raccontava tutte le sue imprese, avevamo avuto, siamo cresciuti assieme, ci volevamo un gran bene, forse questo bene era più da parte mia che da parte sua, però dico, non si può disconoscere a Nicola Cristaldi per la sua esperienza che abbia delle qualità politiche per le traguardi raggiunti. Lui Esatto. ha un grosso difetto, mettersi prima della città. Questo è il suo grande difetto. E quindi mettendosi prima della città è un poco paranoico, e quindi megalomane, quindi egocentrico, e quindi tutto quello che vogliamo, che possono essere anche delle qualità, non è che necessariamente debbono essere difetti. Ma al momento in cui devi scegliere tu sindaco, perché tu cittadino puoi fare quello che vuoi, ma tu cittadino, fra te e la città, tu devi scegliere la città. Lui si è litigato con il mondo. Nicola Cristaldi si è litigato col mondo, con il vescovo, con il comandante Repotto, con il presidente della regione, con il presidente della provincia, si è litigato con tutti e quindi questi hanno fatto terra bruciata, non contro Nicola Cristaldi, contro la città di Mazara del Vallo. Cioè, tu non puoi andare a Palermo da Procetta e dirgli che è un frocio e quindi perché ha ritardato No. 5 minuti a Bedà. Enzo, hai preso già delle querele in questa trasmissione. Io non voglio che prendi altre querele. Allora, ho È andato capito. dal presidente Allora, per dire. se intanto prendi un po', ecco, di E acqua, avevi quello. ragione, ci voleva l'acqua. Un Commesso attimo, un po' di ci. acqua, ecco, un po' di acqua. Il commesso gli ha detto, Ragazzi. guarda, il presidente è impegnato 5 minuti che lo riceve.
Il presidente è impegnato, io aspetto questo pezzo di frocio, se ce l'ha se n'è andato. Tu pensi che Crocetta si veniva a pulire il fiume Mazzaro? No, e non si è pulita. Perché lui si è preso il piacere di dare questo epiteto al presidente Crocetta. Con Musumeci non ne parliamo perché c'è una guerra aperta da quando era quello consigliere provinciale a Catania e lui era presidente della regione a Palermo e quindi si sono. Tutte e due la stessa origine, veramente tutte e tre, cioè, se non abbiamo la stessa origine. Eravamo tutte e tre nella giovane Italia. Enzo, tu mi hai detto però che il sindaco Cristaldi ha fatto veramente delle cose buone per la città, l'hai detto anche nella precedente trasmissione, e No, ho detto hai mandato anche un segnale la pulitura d'amore. del centro Si è storico. finito? La pulitura del centro storico consigliata tra l'altro da me perché lui per un primo momento mi ha nominato esperto d'attività sportive, Esatto. però poi io potevo essere esperto e poi fare le cose che mi diceva qualcuno che non era esperto. Che esperto sono? E quindi ci ho detto continuerai che ne sa più di me. Chiuso. Perfetto. Ora il problema ora è se dopo, insomma, Enzo. Dopo, guarda, il dopo non dipende da me, vedete? Io non sono più quello che ero 30 anni fa. Ma tu sei una persona che tendi la mano, No, dico, tendi la mano? io no, non escludo, vedete, con Nicola non riesco ad odiarlo. Capito? Beh, Se ci sono altre queste sono persone, belle parole. io intanto non ho mai odiato nessuno, anche se qualcuno se merita anche qualcosina in più, però fondamentalmente non sono, mi passa sempre tutto. Ma possibilmente lui non è più quello di 30 anni fa, di quando era sindaco, no? Perché lui ha qualche anno meno di me, credo che sia stato, lui era dicembre del 48, una cosa Lo del so. genere, dicembre 48, quindi aveva un anno o 2 anni meno me, ha già 70 anni, già è fra le persone fragili da andarsi a fare Il vaccino, e non lo so se l'ha fatto, non lo so. Dico, però, ripeto, a proposito delle tazzine dove abbiamo Però offerto il caffè. sulla sua potenzialità non si discute. Se lui decidesse di Candidarsi a mettere la sindaco. città a Perché si candidarsi, candiderà, secondo me si candiderà. se si candiderà avrà un programma elettorale. Certo, Oh, tutti e io devono avere un valuterò il programma. programma elettorale. Però lui lo sa che con me i programmi si mantengono e gli impegni si mantengono. Perché l'ultimo che non ha mantenuto un impegno con me è finito all'ospedale. In che senso, Enzo? Come l'ospedale? All'ospedale, In che che fine? senso, Quando uno Enzo? prende un impegno con me e non lo mantiene, finisce all'ospedale, poi scivola, no, se gli succede No, qualche cosa. gli succede qualcosa. Ecco, che la gente che ci guarda dice, ma che lo va a No, è bastonare? certo, Giusto, poi Enzo, anche quando perché tu sei un grande benefattore, una persona sensibile che tendi sempre la mano, però quando c'è da darle, tu non ti tiri indietro. Mi ricordo un consiglio comunale, ero da poco lì. C'era il Consiglio Comunale ancora in Piazza Sì. Municipio. E avevamo fatto un accordo, si doveva votare per la Commissione edilizia. Allora, siccome tutta la maggioranza, allora, io a me repubblicano, mi tocco il piccolo imprenditore, a te l'architetto, a quell'ingegnere, tutte cose. Arrivato lì, il mio gruppo, ero capogruppo, tutto votava per come eravamo arrivati. Poi dovevano votare quello repubblicano, non l'ha votato nessuno. Si erano messi tutti d'accordo per votare un altro. No? Sono andato di chi? Era il problema, disse, ma scusa, ma non eravamo rimasti che dovevamo votare il nominativo repubblicano. Questo mi fa, ma cammina, così, ma cammina, con la botte bicchiere con l'acqua, vice caro bicchiere dell'acqua. Si mise un timpone e si è svegliato dopo 3 ore al pronto soccorso, che ho fatto male. No, dico, Ma vabbè, nel allora, minimo che potevo fare. attenzione, attenzione. Allora, Enzo, ci avviamo verso la conclusione della trasmissione. Se tu mi prometti che sarai sintetico nelle risposte, io ti faccio il gioco degli oggetti, no? Il gioco degli oggetti. Vabbè, te la posso fare, Innanzitutto, Catarina. facciamo il su e giù nell'amministrazione comunale. Un assessore su, un assessore giù. Le motivazioni breve. Vuoi partecipare? Avanti, dai. Partecipiamo, via. Un assessore che va giù e un assessore che va su. Chi Allora, metti un su? assessore che guardo con grande simpatia, ti devo dire, è questo ragazzo Alessandro al cimitero. No, Alessandro non ride, Non si chiama, no, al rito, no, cimitero. Alessandro al cimitero come cognome. Alessandro, non rito, assessore al cimitero. E sai perché? Perché è modesto.
Perché gli ho fatto, l'ho detto due cose. Tra l'altro, sai che c'è stato un incendio lì al comune, non ci sono più. Quindi non si può trovare più i familiari dei morti che sono stati seppelliti. Non si sa più chi è la famiglia, perché gli hanno dato un posto provvisorio e quindi adesso lo devono spostare. Tutto bruciato, tutto perso. Allora, da solo, pensando io, sono andato su Facebook, tutti coloro che hanno avuto, sono rinviati ad andare al comune per dare generalità perché le carte sono state bruciate, eccetera. Ma la mia non è che ho io, vedo che mi guardano intanto, ma non è che tutta la città aspetta i miei comunicati. Ho telefonato a questo assessore, ci si sente, sarebbe opportuno che l'amministrazione, dato che non, materialmente non Non c'è avete, niente, sì. guarda, ma questo, dice, cazzo. Mi ha dato una buona idea, ti ringrazio, sono andato da Ettore Buono, hanno fatto il comunicato, cioè, Fantastico. fantastico, no, Perciò Alessandro Nonrito, su, giù chi mettiamo? per la sua modestia, Giù? giù metterei, Se puoi anche me non mettere nessuno. non so C'è, che c'è. piacere c'è, sono Allora, mettiamo uno giù. allora, cioè, non mi faccio nemmeno un piccolo nemico se non me Esatto, facciamo, un nemico ci vuole. Metterei giù l'assessore ai lavori pubblici, ma non tanto per le capacità più o meno, onestà, assolutamente noi non mi interessa, perché per me gli appuntamenti sono una sacralità. Io non sono mai arrivato 2 minuti di ritardo a un appuntamento. Io mi farei, rischierei la vita per essere puntuale, anzi per arrivare 10 minuti prima. Perché mio padre mi ha insegnato, fra le tante cose, che la cosa importante è nell'appuntamento deve essere arrivare prima. Perché appena arrivi in ritardo, incomincia il rapporto con un'altra persona dicendo chiedo scusa. Questo ti pone uno scalino sotto. Se invece tu arrivi 10 minuti prima e l'altro è puntuale, quello ha l'impressione di essere in Però ritardo. tu ti sei dimenticato che siamo in Italia, perché se Vuol dire che non sono no, italiano. Ci sono mezza giornata di. se dai un appuntamento in Germania, tu sai che si viene No, prima del allora tu tempo, pensa che no? io A me è capitato così. Se in Italia arrivi puntuale, cent'anni vuol fa dire sono stato che in non Africa. funziona. 100 anni fa sono stato in Africa. Ho studiato. Ho fatto una società mista con un tunisino, dovevamo fare import export, eccetera. Abbiamo finito verso mezzogiorno, 12 e mezzo. Avevamo affittato i locali, arredato lo studio, abbiamo installato tutto. Dopodiché, siccome lui doveva andare a mangiare, ci disse, vabbè, io vado al ristorante, ci vediamo questo pomeriggio. Dice, vabbè, ci vediamo questo pomeriggio, a che ora ci vediamo? E questo mi dice, a che ora? Come a che ora? A che ora? Ci stiamo lasciando. Ci vediamo alle 2, alle 3, perché alle 3 pomeriggio, 5, 7 pomeriggio. Dice, vabbè, chi arriva prima aspetta, mi fa, il tunisino. Dice, ferma così, rompiamo subito la società. Piglia delle mobili, piglia tutte cose, arrivederci, noi società non ne possiamo fare. Che io non posso stare tutta la vita ad aspettare a Allora, Enzo Calafato, ti serve il Pinocchio? te. Ma Pinocchio ormai è un personaggio. Non ti È serve? No, normale ormai, nessuno dice più la verità. se solo non ti dice niente, io ti prendo la bella compagnia. Guarda, Pinocchio con il gatto e la volpe. Il gatto la volpe. Ti dice niente? No, no, avresti risposto subito. Due clown, la pagliacciata, ti dice qualcosa? La pagliacciata potrebbe, ma è ancora presto, e riservami per la prossima volta Ok, sta per la prossima puntata. pagliacciata. Allora mi rimane, c'è un tappo di una bottiglia, ma Un non so tappo se deve di menarlo. È giusto, la fascia tricolore l'ha indossata la scorsa puntata. Il tapiro, e questo bisogna consegnarlo. Prendi, non è consegnato a te. Allora, il tapiro lo devi assegnare a qualcuno che gradisci, a qualcuno che, però ne devi dare, diciamo, satiricamente una motivazione, no? Perché è un gesto satirico, però che mandiamo un messaggio allo stesso tempo. Il tapiro, allora io il tapiro lo affido al sindaco, così, che rappresenta tutta l'amministrazione, se lo divide con me, per una frase che ha detto. Per una frase, ecco. Ha detto, forse a te l'ha detto, in un'intervista qualcuno
ha detto Calafato, ha detto, dice, vabbè, ormai Calafato ha fatto il suo tempo. Ecco, io vorrei dire al signor sindaco, No, in mano e io tapiro, vorrei dire al se no. signor sindaco che chi gestisce il mondo ha 10 anni, 15 anni più di me. È stato ieri che il presidente degli Stati Uniti d'America ha fatto una cosa straordinaria. Ha parlato di togliere, per quanto riguarda i vaccini, i diritti delle case farmaceutiche che si arricchiscono a Esatto. dismisura. E questo l'ha fatto il presidente degli Stati Uniti d'America. Perché ha più di 80 anni, 82, 83, 86, quelle che ha, perché uno di 50 anni non l'avrebbe fatto mai. Perché quella saggezza di gente di 83, 85 che non pensano più ad arricchire, soltanto quando la maturità porta alla saggezza, porta ad amministrare bene e tutte le amministrazioni dovrebbero avere un ottantenne in giunta per dare segnali di serietà, di pacatezza. E anche di intelligenza e anche di conoscenza qualche volta che possa essere positiva per tutti. Una volta nei villaggi non si votava, il più vecchio faceva il capo villaggio, appena finiva il più vecchio si vedeva tu quanti anni hai, quanto lune hai, insomma tu, allora, da questo momento comandi tu, non si votava, perché l'esperienza deve pagare in qualche modo. Certo. Adesso noi abbiamo, in Italia per non parlare di altre cose, Dico, abbiamo finito con la motivazione del tapiro. Sì, il Allora, hai tapiro. dato il Senza, tapiro al cioè, sindaco, al è sindaco giusto? soltanto per questo, perché cambia opinione sulle persone di una certa età che meritano soltanto rispetto, secondo Perfetto, va bene. Enzo, a questo punto tu l'assessore non lo potresti fare perché a 80 anni ancora non ci sei arrivato, perciò diciamolo che non era riferito a te, solo di assessore, però Enzo Calafato rimane sempre a disposizione dell'amministrazione comunale se lo vuole incontrare per dare dei consigli e dei pareri. Magari qualcuno potrà dire non abbiamo bisogno dei consigli di Enzo È Calafato, però possibile. sappiate che lui stasera ha detto io sono a disposizione anche per un semplice dialogo, a parte le battute, i giochini che No, poi lancia nei io ho un grande messaggi. debito a questa città, verso questa città. E forse qualcuno l'ha dimenticato, ma io no. Io ho avuto una disgrazia grave in famiglia, è morta mia moglie, ero detenuto. Ero senza una lira, con 7 figli, non avevo di che mangiare, non avevo di che sfamare i miei figli. E i maltesi mi hanno portato 50 milioni a casa. Delle vecchie lire. 50 milioni delle vecchie lire. Sono venuto un gruppo di persone, hanno raccolto 50 milioni. E io vorrei... Scusami. No, l'emozione regna in questi momenti anche perché, come ho detto poc'anzi, tu sei una persona vera, dici quello che Io vorrei... realmente pensa, tu non sei ipocrita e a volte non si è, come dire, non si è attenzionati per questo motivo, proprio perché una persona è vera viene fraintesa, no? Allora ci si fa un'immagine diversa da quello che in realtà lo si è e questo a volte ci dispiace perché capita spesso un po' a tutti, in ognuno di noi è capitato, no? Allora, prima di dare un'esternazione, un giudizio a qualsiasi persona, contiamo da 1 fino a 10, ci rilassiamo e poi esterniamo il nostro pensiero. Ma apprezzate sempre il dire di qualsiasi persona, perché l'ascolto non si nega mai a nessuno. Allora, grazie, 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 A te a grazie voi. Enzo Calafato, ci rivedremo più avanti in altre puntate e ricordate, verità per Denis. A posto, grazie.